Ciao a tutti ragazzi, sono sempre io il vostro amico Federic95ita e benvenuti alla parte numero 42 della Nuzlocke Pokémon Sun Silver. Oggi ragazzi dobbiamo andare a battere l'ultima palestra della regione di Kanto, nonché anche l'ultima medaglia che ci servirà appunto per andare da rosso allenatore appunto. Allora ragazzi, come al solito vi invito a lasciare tantissimi bei pollici in su, vediamo se riusciamo a raggiungere i 250 like per questo episodio che si preannuncia molto epico. E molti ragazzi qua sotto nei commenti mi avete detto: Federic, fai sempre la stessa domanda del giorno, qual è il tuo Pokémon preferito? E un po' avete ragione, ma dopo 42 episodi la fantasia appunto mi è finita. Però alto là ragazzi, oggi ve ne faccio una un po' particolare che comunque mi servirà anche a capire un po' i vostri gusti, cos'è che non vi piace e cos'è che appunto vi piace. Fatemi sapere che cos'è che aggiungereste a questo gioco e in caso cos'è che togliereste. Quindi fatemi sapere che cos'è che non vi è piaciuto di questo gioco e che cosa magari aggiungereste, in modo che ci coinvolgiamo anche un po' di più. Io sinceramente lo lascerei così, perché per me questo gioco è perfetto così, non voglio aggiungere altro e nemmeno levare qualcosa. E niente ragazzi, quindi oggi dobbiamo subito partire, pronti per andare a Smeraldopoli, allora a battere Gary. Allora, vabbè, Gary blu, mi sono fatto allenare un po' la squadra come mi avete consigliato qua sotto nei commenti. Vesuvio vi è salito al 65 e ha imparato nessuna mossa, mi sembra, eruzione non c'è, no, c'è sempre le stesse. C'è Lampadina che ha imparato Gemmo Forza, e quindi adesso Lampadina c'ha delle mosse veramente molto, beh, perfette, non le lascerei così, non c'ha nulla di sbagliato. Venom, che ragazzi è rimasto invariato. In molti mi avete detto: Federic, leva Morso a Espeo, insegnagli appunto Nero Pulsa. Ora vedremo se si può imparare, anche se io ho detto che credo non si può imparare, comunque vediamo. Furia uguale. E invece il mio Shenron ha imparato Oltraggio. Adesso Shenron è una macchina da guerra, ragazzi, una macchina da guerra con Oltraggio. E essendo anche fisico è veramente la macchina di distruzione. Adesso proveremo ad aggiungere Nero Pulsar a Psy, come avete consigliato voi, perché io leggo sempre i vostri commenti, attenzione, eh. Non sempre rispondo, però li leggo sempre. Allora, Nero Pulsar, eccolo qua. Usare, vediamo se lo può imparare, perché se lo può imparare è una svolta, No ragazzi, come vi dicevo non lo può imparare, quindi mi dispiace, questa volta avete fellato voi. E va bene, comunque lo imparare Gyarados e Crobat non avrebbe senso perché Nero Pulsar è speciale. Allora ragazzi, vogliamo subito alla New City. Dobbiamo andare a qui Smeraldopoli. Poi in questa parte ragazzi prenderemo anche una MN molto utile. Allora vogliamo a Smeraldopoli. Speriamo che non mi si bugga il gioco anche in questa in questa parte. Ah, prima che mi scordo ragazzi, attenzione, perché poi mi scordo e vi incazzate magari. Allora, oggi vi mostro la fanart che è stata vinta da Joe Anston, che ha disegnato questo Xerneas veramente molto bello. Io ti ringrazio Joe Anston, se anche voi volete inviarmi fanart qua sotto trovate il mio link della pagina Facebook. E a proposito della pagina Facebook ragazzi, l'altro giorno stavo allenando la mia squadra, perché faccio sempre gli allenamenti, e durante la mia squadra, andatevi a vedere il video che ho postato sulla pagina Facebook, praticamente io stavo nell'acqua battendo tutti gli allenatori, perché ho battuto tutti gli allenatori sul percorso appunto dell'altra volta, ovvero su questo percorso qua, ve lo faccio vedere adesso. Su questo percorso qua l'ho battuti tutti facendomi allenare la squadra, poi sono andato anche la via vittoria naturalmente. E niente ragazzi, delirio proprio, praticamente stavo nell'acqua e praticamente il mio Pokémon, ovvero Dragonite, è rimasto là nell'acqua, io sopra non c'ero, praticamente mi ha abbandonato, per dire, o l'ho abbandonato io, interpretate come volete. Comunque andatevi a vedere il video che è veramente molto simpatico. Ok, ehi futuro, leggenda dei Pokémon. Io avrei detto leggenda del futuro, però in questa palestra il pavimento non è molto stabile, perciò ti consiglio di mettere al sicuro la tua squadra. Comunque il capolista di cui hai lottato col campione 3 anni fa è un osso veramente duro, cerca di mettercela tutta e non piegarti a lui. Ma certo, io sono forte. Allora ragazzi, non so proprio con quali Pokémon iniziano. Questa dovrebbe essere una palestra di tipo terra. Comunque sia, proviamo a mettere per primo il nostro caro amico Furia. E c'ha un po' tutti i tipi di mosse. Allora, iniziamo subito alla grande proprio. E va bene. Ok, allora andiamo su di qua e battiamo questo. Vai. Voglio batterli tutti ragazzi per fare il più allenamento possibile, perché poi sarà veramente dura la cosa, perché dovrò andare a battere rosso. E rosso ragazzi, non so proprio come fare. Praticamente qui Pokémon così, devo allenarli parecchio.
Ok, allora, contro slacking, potrei fare un mossa di tipo terremoto, sì, dovrebbe bastare, eh. Anche se potrei, avrei potuto mandare un altro Pokémon, però vabbè, dai. Adesso Furia c'è un attacco spaventoso, ragazzi, c'è un attacco veramente, oddio, mette paura. Comunque, mi avete consigliato di allenarli a questo livello e... un buon suggerimento, in quanto credo che Gary abbia i Pokémon a un livello molto elevato. Comunque credo che come MT ci dia proprio distorto zona, ragazzi. Non vorrei fillare, ma credo che ci dia proprio distorto di zona. Ok. Terremoto. Stavo toccando il regolatore del microfono, perché le cuffie mi stanno esplodendo. Mi stanno facendo esplodere la testa. Ok. Addio Slaking. E la prossima mossa sarà un Licky Licky. Allora, contro Licky Licky, intanto non abbiamo mosse di tipo lotta, però possiamo andarci di Sharon, vai. Mamma mia, Sharon, ragazzi, distruttore. Sharon il distruttore proprio adesso. Poi con oltraggio. Licky Licky! Allora, facciamo oltraggio. Strizzata. Io mi immagino tipo Licky Licky che strizza tipo le palle a Sharon così. Comunque mi avete inviato un botto di fanart su Sharon, ragazzi. Tanto che uno di voi mi ha fatto anche una fanart con Photoshop di Sharon e me che siamo tipo abbracciati. Quella è veramente bellissima. In questi episodi non so se riesco a farvi vedere tutte, perché ormai siamo agli sgoccioli. Però per il prossimo let's play, che vi preannuncio, ragazzi, che ci sarà una serie che... oh mio Dio, è una cosa epica. Aspettavi una cosa epica. E quindi, ragazzi, vedo che sarà una cosa abbastanza epic. Come faccio a batterlo questo? Ecco. E dato che sarà tipo una cosa epic, 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 magari ve le mostro là le fanart che mi avete inviato. Ok, ma di capo Pokémon di tipo... ah, c'hanno tutti i Pokémon di tipo normale questi, ragazzi. Tanto vale che mando Dragonite a sto punto. Non mi voglio far morire Furia. Ehi, la prepotenza di Stantler riduce l'attacco di Furia. Facciamo terremoto. Ciao, Stantler. Io non ho capito proprio un Pokémon inutile. Girafarig e Stantler, ragazzi, sono due Pokémon inutili. So perché l'hanno fatti. Io mi aspetto tipo... una... mega evoluzione di Stantler, ragazzi. Tipo il cervo di Harry Potter. Mi vuoi copiare le mosse? Ma faccia pure, tanto sono di tipo volante io. Fuck the system proprio. Ok, abbiamo battuto anche questo Stantler. Saliamo a livello 66. Oh mio Dio. E dai, è così, e dai, è così. Quanto sta Furia? Mamma mia, 211 di attacco, ragazzi, mette paura. E vabbè, però tu mi mandi Tauros, io sono così da mandarti Sharon. Ok, vai Sharon. Allora, fai un altro oltraggio e mandiamo capo a posto Tauros. Tauros è forte come Pokémon, è molto forte. Dovevo avere qualche mossa di tipo lotta. Ah, mi avete consigliato di aggiungere al mio Dragonite una mossa di tipo lotta, tipo fuoco al colpo, cose del genere. Oh. Magari la insegno perché è buona come mossa. Comunque, prima di rosso, appunto, ragazzi, mi allenerò la squadra parecchio. E naturalmente gli insegnerò mosse intelligenti, appunto. Che comunque vi potranno servire contro rosso. Shannon, ma non so, magari Shannon lo faccio salire lì all'80. Mi butta giù tutti i Pokémon di rosso, magari. Allora, che devo fare? Allora, prima di tutto metto Shannon per primo, perché voglio far lottare un po' lui. E voglio curarlo prima che me lo buttano giù, dato che è una Nuzlocke. Allora facciamo un bel ricarica tot. Ne ho parecchie. E vai Sharon. Anche lui c'è un attacco difesa. È tutto elevato Sharon, ragazzi. Veramente un po' perfetto. Anzi, tiè, tanto con sto ferro non ci famo niente, no? E diamolo a Sharon. Non avrebbe alcun effetto. Lol. C'è già troppo la difesa elevata. Allora diamo la Vesuvio. Vabbè, vaffanculo, non lo do a nessuno, me lo tengo. Allora, lo vendiamo. Andiamo su di qua, giriamo di qua. Perfetta, mossa perfetta, ragazzi. Su di qua. Su di qua, su di qua, su di qua, su di qua. Interessante. Ho sbagliato strada. Lol. Allora, no, se vado di qua. Ah, no, posso andare di qua. Ah, sì, ok. No, ti prego. Ok. Ah, se noi andiamo di qua su, ci riporta giù.
andiamo su di qua, ci riporta là. Se andiamo su di qua, giù di qua. Cazzo, cazzo, nonna. Ok, di qua. Perfetto, ragazzi. Strategico, strategico. Per forza di qua. Ma salve. Emo? Lol. Sbagliato. Sbagliato greve. Salve, come sta? Io non volevo capitare qua, però. Però. Ah, salve, che mi mandi un altro Tauros? Che mi mandi un bel Spinda, ragazzi. Ennesimo Pokémon inutile. Ok, facciamo un bel attacco oltraggio. E ciao, Spinda. Oddio, che caldo oggi, raga. Da poco esce anche il sole, meno male. Così oggi andiamo a fare una bella gita in montagna. Ok, Sudowoodo. Sudowoodo. Allora, Sudowoodo odia l'acqua, no? Se odia l'acqua. Ah, beh, lascio Sherrod. Odia l'acqua. L'unico albero che non ama il fuoco. Ah, non è super efficace sotto il fuoco. Ok, oltraggio. Dovresti buttarlo giù con un oltraggio. In teoria. Dato che c'è l'attacco spaventoso. Mia, l'oltraggio di Sherrod, ragazzi, è il 65. Qualcosa di devastante, veramente. Ora sta facendo veramente la differenza Sharon, ragazzi, come Pokémon. All'inizio stentava un po', ma adesso che c'ha un po' più di amicizia sta facendo veramente la differenza. Allora, che cazzo allora faccio? Così. Ah, allora là ci sono due allenatori da battere. Io direi di batterli, ragazzi. Li battiamo con Vesuvio e Sharon. No, ma con lampadine. No, lampadina no. Ah, vabbè, sì. Vesuvio. No, Psycho e Sharon, vai, meno male. Così va bene. Andiamo. Yuhu. Ok, ragazzi, parte la sfida in doppio contro Kai e quell'altra. Porygon 2 addirittura, minchia. Ah, avevo fatto bene a mandare però lampadina, vedi. Vabbè, no problem, ho mandato i miei Pokémon più forti della squadra, quindi GG. Allora, facciamo un bel oltraggio su uno a caso. Oddio, non è che li colpisce tutti, oltraggio. Ma a rischio, vabbè. E facciamo un bel attacco palla ombra su... Anzi, psichico, su Azumarill, va? Così a random. Vai. Ciao Azumarill, è stato un piacere. Non esisterai mai un attacco di Psycho. Mai proprio, mai, mai nella vita. Ok, e anche Azumarill è KO. Sai, con tanti bei punti, oltraggio su. Oddio, dimmi che colpisce solo Porygon, ti prego. Meno male. Ciao Porygon, è stato un piacere pure per te. E lo so che non è sleale mandare Dragonite, però. Ok, ciao ciao. Ok. Hai avuto la meglio su Al e Kai, doppio team. Vabbè. Non mi avete abbassato l'illusione, mi dispiace per voi. Ok, andiamo di qua, ragazzi, dobbiamo fare per forza così. Allora, adesso andiamo di qua. Ok, ho capito la strada, ho capito la strada. No, è vero, non ho capito niente. Sì, ho capito la strada, ok. Ok, siamo arrivati da Gary Oak. Gary Oak, Gary Oak, cazzo, Gary Oak. Salve, Gary! Screenshot the selfie, bitch. Ok, noi facciamo il selfie, ragazzi. Facciamo un bel... Ehi, eccoti finalmente all'Isola Canela, non ero in vena. Ma ora sono proprio pronto a lottare. Con te, naturalmente. Vuoi dirmi che hai conquistato tutte le palestre di Yoto? Beh, altre palestre di Yoto devono essere proprio patetiche. No, non ti preoccupare, capirò quanto vali veramente lottando contro di te. Adesso, in guardia, campione di Yoto. Blu, mamma mia, ti rompo, Blu. L'odio proprio. Ok, Blu capo palestra. Blu capo palestra, ragazzi, ci siamo. Vale capo Executor. Seguito, ora parte la sfida interessante, ragazzi. Ora parte la sfida interessante. Continuiamo con oltraggio e facciamo fuori tutti i suoi stupidi Pokémon. Allora, calcolando la difesa di Exeggut, non dovremmo avere problemi con un oltraggio. Per poco, ragazzi. Ci fa distorto zone, questo potrebbe essere un problema. Ecco, ricarica tot. Allora, ragazzi, dovrei sostituire Sharon il prima possibile.
Ai ai ai, ok, spero che non mi faccia oltraggio o mi copi la mossa in qualche modo. Non lo so adesso cosa ci hanno in mente sti Pokémon. Facciamo un altro oltraggio, vediamo se gli fa danno perfetto. Sì, danno perfetto, ragazzi. Ok. Io lo chiamo danno perfetto, poi chiamatelo come pare. Oh, mazza, di 5 sale? Di 5 PS massime, difesa 4, attacco speciale e la malta. Cioè, questo Dragonite c'ha 200 di difesa, ragazzi, impressionante. Allora, manda Rhydon. Rhydon, ragazzi, sono costretto a cambiare in Furia, dato che con un altro oltraggio si confonderà. Vai, Furia, pensaci tu. Dai, questa lotta mi sta piacendo, ragazzi, mi sta piacendo. Sapete, durante le lotte, no, tipo contro Lance, mi sono incazzato più del dovuto, no? Sempre più gasato, no? Perché mi piace, lo faccio a ste lotte. Aia. Cazzo. Cazzo. Resisti, ti prego. Ti prego. Fuck Rhydon. Bisogna stare attenti, bisogna. Non mi fate distrarre. Ti prego, muori Rhydon con cascata. È efficace per 4. Furia c'ha l'attacco a bestia e muori. Ragazzi, se Furia adesso non stava a livello 66, non me l'ero fatta allenare, era morto. Furia, dai, ti hanno fatto pure una fanart bellissima. E non mi morire ora. Allora, contro Machamp, ragazzi, Psycho d'obbligo proprio. Manco rischio a mandare Venom, ragazzi, perché se sa mai, vendetta, una cosa del genere. E ciao, Venom. Ok, contro Machamp siamo più veloci, psichico e... Ah no, non siamo più veloci, what the fuck? Cazzo fa... Questi Pokémon sono forti, ragazzi, sono forti. Ho psichico contro Machamp e ciao Machamp. Watch up. Ok, Psycho c'ha lenti scelta, ragazzi, quindi può usare solo psichico. Direi che aumenta l'attacco speciale notevolmente, quindi... Addio Machamp. Ok, 2000 punti esperienza, la prossima mossa sarà un bel Arcanine, addirittura Arcanine. Alla faccia. Sharon. Perché Sharon naturalmente c'ha cascata, appunto. Anche se forse più forte oltraggio di cascata. No, no, cascata è super efficace, cosa dico. Ok. Ah, ci abbassa l'attacco. Questo potrebbe essere un problema, ragazzi. Vabbè, idrondata è fortissimo. Questo è ma fa, questo fa male, ragazzi. Non ha, non t- Oh, ho attaccato per primo, incredibile. Muori, idrondata. Da con idrondata di Sharon devi morire per forza. Cioè, Pokémon di merda che sei proprio. Se mi fai brutto colpo, ma Honna te ne do una. Bravo. Allora, ragazzi, io procederei con un bel ricarica tot. Anzi, no, niente ricarica tot, ragazzi. Sono indeciso, sono. Vabbè, sì, ricarica tot direi che ci sta. È forte però lo... Cioè, sto... Sto Gary Oak, eh. Ricarica tot su Sharon. Vai! Perfetto. Ok, saliamo fino a 213 punti esperienza. Sì, punti esperienza, ciao. Punti vita. Drago Pulsar continua. Continua a raschiare proprio. Mamma. Ah, basta, 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 ti prego, non mi fare male. Facciamo idrondata. Bam, bravo Sharon, che non fallisci. Idrondata, ragazzi, fallisce quasi sempre. Ah, e ho trovato acqua di sale nella scorsa parte, allenandomi i Pokémon, ve lo dico, giusto per... Vado acqua di sale su un'isoletta per andare alle, alle isole spumarine. Allora, contro Gyarados, ragazzi, mi pare ovvio mandare Lampadina. Ah, eccolo qua, Lampadina che scende in campo. Anche lei contro Blu. Ok, Gyarados è forte però. Vabbè, ci abbassa l'attacco speciale, ma tanto noi ci andiamo di scarica. Potremmo andarci anche di gemmo forza. Però scarica è efficace per 4, quindi andiamoci di scarica. Ciao Gyarados, non puoi resistere a uno scarica di Lampadina. Si dice, ragazzi, che chi assista a uno scarica di Lampadina muore per forza. Nessuno ha mai, appunto, non è mai resistito a un attacco di scarica di Lampadina e ne è uscito vivo, appunto. Ecco, vedete? Cioè, nessuno, cioè tu non puoi vedere uno scarica di Lampadina. Cioè tu vedi e poi non è che puoi te ne andare. O muori, insomma, con scarica. Cazzo. Scarica, via. Non puoi resistere, cavolo. Pigiotte, cioè, mettiti l'anima in pace. Nessuno può resistere a uno scarica di Lampadina. È matematico.
È matematica. Ok, 211 punti. E beh, blu capopalestra. Mi avevi detto che eri forte. Sei la persona più temibile dell'intera regione di Yoto. Non hai mai conosciuto Lance. Blu, ma come? Ho potuto perdere contro un allenatore della tua carisma. E va bene, prendi questa medaglia terra. E dai ragazzi, grazie per la medaglia potrai usare Scalaroccia. E non solo, ti do anche questo MT92. Che cos'è? Distorto zona. Anche i Pokémon più lenti possono agire per primi grazie a questa. Come dice il nome, una zona dove la velocità è distorta. Ragazzi, dopo questo discorso molto commovente, ci apprestiamo da andare da Rosso Allenatore. Ma prima Scalaroccia e faremo due parti extra dove andremo a prendere Suicune e Ho-Oh. Perché? Perché sì, perché voglio arrotondare. Sapete come si arrotonda? Non voglio fare 43 parti, voglio farne 45. Arrotondiamo. Non hai bisogno di dirti niente. Chi di me può sapere quanto lavori sotto. Ti ho fatto un dono per congratularmi con te e i tuoi successi, ma purtroppo ho dimenticato di dartelo. La vecchiaia, che brutta bestia. Vabbè, cosa mi devi da? Ah, devo passare al laboratorio su, ragazzi. Probabilmente sia Scalaroccia. No, mamma, non ti voglio chiamare ora. Sto registrando. Ah, bravo. Beh, sì. Non te li do i soldi miei. Tu lavora per te. Zappa Avigna. Zappa Avigna. E io sono Pasquale Pratico. No, vabbè. Avigna. Mamma, devi zappare Avigna per guadagnare. Io vado in cerca di Pokémon. Tu zappa Avigna. Ok, rimettiamo senza Pokémon stacchi. Vuoi far riposare la tua squadra? Sì, ora ragazzi, gli imbocchiamo dentro al. Mi ha pizzicato una zanzara. Gli imbocchiamo dentro al professor Oak. Dentro casa con un Dragonite. Vediamo cosa dice. Ma Federic, c'hai un Dragonite? Oh mio Dio! Ok, ragazzi, ora dobbiamo pensare a che insegnare Scalaroccia a uno dei nostri Pokémon. Sì, uno si dovrà sacrificare perché per raggiungere il rosso serve per forza Scalaroccia. Che ci crediate o no? Serve Scalaroccia. Ok, ma no, gli imbocchiamo con Vesuvio. Ora, ragazzi, facciamo vedere che Vesuvio è più fiero di Charizard. Ok, facciamo volo subito, immediatamente qui, così vi faccio vedere anche che ho battuto tutti gli allenatori, così la gente non mi scrive nei commenti: Federic, non è vero che hai allenato la squadra in quel percorso? Invece l'ho allenata là, ragazzi. Oh, way, bella zio, bella, bella, bella. Ok, entriamo. Salve, ah, eccoti qua. Ed ecco a te il regalo che volevi farti. Ok, oh, contiene Scalaroccia. Se farai a prendere Scalaroccia ai tuoi Pokémon, potrai scalare pareti rocciose altrimenti irraggiungibili. Di sicuro scoprirai cose interessanti e inaspettate. Wow, eccellente. Non so se sei campione di Yoto, ma hai ottenuto anche tutte le medaglie del palestra di Kanto. Già, dovrei nemmeno stupirmi. Ero certo delle tue capacità. A proposito, Federic, vedrò di farti entrare al Monte Argento. La montagna più alta dove vivono i Pokémon selvatici a livello tipo 60, insomma. Normalmente è evitata agli allenatori perché è pericoloso. Ma tu te la cavi alla grande, Federic. Vai all'accoglienza della Lega Pokémon, da lì potrai raggiungere Monte Argento. Monte Argento in comic. Bene, ragazzi, per questa parte della Nuzlocke è tutto. Nella prossima parte andremo a prendere Suicune. Vediamo cosa fa. E andremo a sconfiggerlo più che a prenderlo. E dopo che l'abbiamo sconfitto, ragazzi, stopperemo la parte. Batteremo Ho-Oh. Perché voglio fare l'evento di Ho-Oh. Sai, uno Ho-Oh al 60. Batterlo è una cosa fiera. E quindi, ragazzi, noi ci vediamo con la prossima parte. Tanti like, commentate, iscrivetevi. E noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao, ragazzi.